Sì, abbiamo visto un buon Empoli nel primo tempo e poi ci siamo fatti attrarre dal nervosismo, da sporcare la partita che è quello che volevano loro. Loro sono una squadra che comunque ti fanno giocare male, nonostante questo eravamo riusciti nel primo tempo a riuscire a sprazzi a fare il nostro calcio. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio e alla prima mischia hanno fatto gol. Dispiace perché poteva portare a casa un risultato positivo, ma bisogna stare tranquilli perché questo gruppo secondo me ne verrà fuori presto. Un gruppo che ne verrà fuori presto e che domenica ha già la prima occasione per riscattarsi. Sì, meno male abbiamo questa, rigiochiamo dopo tra 6 giorni, dobbiamo rimettere la testa a posto, soprattutto tenerla alta e non abbassarla, perché non ci possiamo permettere di abbassare la testa, la strada è ancora lunga e ci sono ancora tanti punti a disposizione. Abbiamo dimostrato che se lottiamo, vogliamo tutti la stessa cosa, reggiamo l'impatto di squadre che magari dal punto di vista fisico ci possono mettere in difficoltà. Vedi il primo tempo. Nel momento in cui iniziamo a giocare, a pensare in modo individuale, andiamo in difficoltà. Ovvero, prendiamo gol con troppa semplicità e questo è un limite grosso che si sta evidenziando in questo momento, perché secondo me tralasciamo dei particolari che purtroppo a questi livelli fanno la differenza. Quindi, per come la vedo io, in questo momento la cura è cercare di tornare a pensare il calcio allo stesso modo, cioè di volere tutti la stessa cosa e di giocare da squadra e non in modo individuale. Questa è stata la caratteristica che ha portato l'Empoli ai playoff, alla promozione e poi alla salvezza. Indubbiamente si riparte dal gruppo e dalla voglia tutti insieme di ottenere l'obiettivo. Esatto, ma non è una questione di gruppo, perché il gruppo c'è, siamo 25 ragazzi d'oro per come li vedo io, però quando scendiamo in campo è il fatto di giocare l'uno per l'altro e non di giocare per se stessi, che in alcune azioni, in alcune situazioni, secondo me, dal mio punto di vista, si denota.